Alisi di Taurianova alla fine arrivò e sì, Pino Pardo, responsabile di un comitato civico a tutela di tutti i dializzati del centro specialistico, aveva approntato una protesta, una sorta di assemblea permanente davanti all'ex ospedale per sollecitare i vertici dell'ASPA a mantenere le promesse fatte nei scorsi mesi, che prevedevano l'arrivo di 2 medici necessari al normale funzionamento del reparto. Il terzo nefrologo aveva preso possesso dell'incarico nelle scorse settimane, ma il quarto non era ancora arrivato. Ieri, prima che la protesta iniziasse, è giunta la notizia che tutti attendevano: la soluzione. Uno specialista, anche se provvisoriamente, garantirà il funzionamento del centro prima dell'arrivo definitivo del dirigente medico già individuato, che prenderà possesso nelle prossime settimane. Ho avuto notizia stamattina, dopo tutto quello che noi abbiamo fatto per tenere alta l'attenzione sul centro di Ares di Taurianova, abbiamo ottenuto stamattina la risposta che il quarto medico che deve arrivare a Taurianova è già arrivato a Taurianova, stamattina lo sappiamo, è il dottore D'Amore. Il quale dottore D'Amore stamattina non è in servizio a Taurianova in quanto non è di turno a Taurianova. Questo dottore D'Amore, da quello che ci è stato riferito, ha una nomina, un ordine di servizio mensile, rinnovabile di mese in mese, fino a quando non arrivi il dirigente medico nefrologo che è già stato individuato. Non indico la persona perché non sono stata autorizzata ad indicarla, quindi nelle more abbiamo questo quarto medico in attesa del dirigente medico che dovrà certamente arrivare. Quindi diciamo che il problema per quanto riguarda il quarto medico e la carenza dei medici nel centro di Ares di Taurianova, possiamo dire che il comitato ha fatto un ottimo lavoro con l'aiuto dei collaboratori che ha avuto vicino. Ringraziamo tutti quelli che fanno parte del comitato, ringraziamo tutti gli aderenti al comitato, grazie al loro aiuto sui social dappertutto abbiamo ottenuto questi risultati, che adesso vi vado a leggere, che vuole essere una lettera quasi di commiato, ma è una lettera, diciamo, di riepilogo. Non è lunga, una paginetta, ve la leggo così facciamo un po' il riassunto della situazione. Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto, ringraziamo i dirigenti dell'ASP che finalmente avevano capito da prima la situazione, ma finalmente hanno preso decisioni valide e dipendeva solo da loro risolvere la criticità. Grazie per averlo risolto. Polemiche, abbiamo fatto polemiche nella dialettica, ma quando si parla la polemica anche il pepe di certe situazioni, ben vengono quando sono leali e corrette.